Con questo video tutorial vediamo come sia possibile, è abbastanza semplice il tutto, sottotitolare un video utilizzando il servizio web di universalsubtitles.org. Ecco qui più in grande l'indirizzo, www.universalsubtitles.org/it è la parte con tenue traduzione italiana. Quando uno entra in questo sito vede peraltro già all'ingresso un piccolo tutoriale che può essere anche sottotitolato in tante lingue, tra cui l'italiano, che spiega, vediamo dov'è l'italiano, eccolo qua, che spiega come funziona il programma in modo direi abbastanza veloce, no? Vedete, no? La sottotitolazione come funziona, come una sorta di etichettatura testuale che è in basso è messa anche in modo che sia abbastanza facilmente leggibile. Ecco, poi uno questo video se lo può vedere per intero, ma per sottotitolare cosa occorre? Beh, innanzitutto occorre registrarsi all'interno del sito, cliccando in corrispondenza del tasto Connettiti. Ecco che ci troviamo di fronte a due colonne: sulla sinistra si connette chi ha già un account, sulla destra invece uno crea un suo account mettendo il proprio nome utente, l'email e la password. Noi abbiamo già a disposizione il nome utente porte aperte sul web che utilizzo anche per fare questa prova. Connetto ed entro in questo canale. Questo canale mi consente subito, no, nella sua schermata iniziale, di aggiungere un nuovo video da sottotitolare. Vedete che qua il Connetti è diventato Mi e quindi ci sono la bacheca, il profilo, i messaggi, la possibilità di uscire, no, che sono tipicamente legati a un utente già loggato all'interno di questo servizio. Andiamo su un canale, ho preso adesso il mio, e immaginiamo di voler sottotitolare questo video tutorial, che è partito in automatico, ma è quello che ci consente, ad esempio, di eliminare un plugin all'interno di un'installazione WordPress. Adesso non importa tanto qual è il video, ma giusto vedere quali sono le operazioni. Cosa facciamo? Una volta che il video è stato, diciamo, mostrato nel suo canale, ci selezioniamo l'indirizzo, Ctrl-C, e andiamo a inserirlo, quindi a incollare questo indirizzo in corrispondenza della casella di testo sotto Subtitle e Video Now. Sottotitola ed ecco che il nostro video viene qua a essere riportato con la sua descrizione YouTube. Bene, la prima cosa da fare per partire la sottotitolazione è dire sottotitolami, ma con quali linguaggi? Allora, questo video è in italiano, ok, e viene sottotitolato in italiano, quindi andiamo a selezionare in italiano sia il video che il sottotitolo. Uno può anche un video che in italiano sottotitolare in inglese o in un'altra lingua o viceversa. Continuiamo. Eccoci, ci troviamo di fronte, no, a una nuova schermata che consente di sottotitolare in modo semplice. Adesso per facilità noi usiamo quelli che sono già i consigli del programma, che sono poi personalizzabili, che ci dicono che ci viene fornito l'audio di 4 secondi in 4 secondi. Poi si interrompe da solo in modo che noi abbiamo il tempo di scrivere. Vedete, no? Questa, abbiamo due pulsantiere, no? Sulla sinistra quella su sfondo verde che va in avanzamento, sulla destra quella che va in arretramento e che sono peraltro, diciamo, azionabili sia attraverso il mouse ma sia attraverso anche la tastiera. L'avanzamento col tasto tab, il tornare indietro invece con shift più tab. Benissimo, ci posizioniamo con il cursore nell'area di testo sotto, che è l'area dove noi scriviamo. E clicchiamo in corrispondenza appunto del tab. Vediamo, ecco, vedete, no? Come eliminare. Quindi man mano noi scriviamo il testo, no? Adesso qua continuiamo. Il calendario eventi dal nostro sito. Notate che man mano che io scrivo la cornice diventa da bianca a rossa. Quando è bella rossa vuol dire che abbiamo ultimato lo spazio a disposizione delle due righe, quindi il programma ci dice fermati,
non andare oltre, se no poi dopo scrivi troppo. Quando abbiamo terminato primo spezzone di scritta, clicchiamo su invio e siamo pronti per andare avanti. Questa è una procedura che a volte è necessaria. Ecco, naturalmente se sbagliate potete tornare indietro. Qui siamo ancora nella prima riga, possiamo andare avanti. Causa un'incompatibilità che può avere il plugin con alcune nostre installazioni. A causa di una, e non mi ricordo, una sorta forse. Andiamo indietro, che vedere un po'. Ancora più indietro. Causa Ria, ok, dimmi. causa A causa. un'incompatibilità che può avere il plugin con alcune. Allora, causa una incompatibilità che può avere, qui siamo già sul rosso, mi fermo, può avere chi? Le Vediamo. nostre installazioni. Ad esempio, è Alta, capitato alta, che qualche fermiamoci cliente perché ho abbia perso un installato pezzo. il locale. Ad Allora. esempio, è capitato alcune nostre installazioni. Che può avere Esempio il capitale. plugin con alcune nostre installazioni. Ad esempio, è capitato. Cosa è capitato? Possiamo andare, siamo già sul rosa, ci fermiamo. Ecco, poi dopo si va avanti, fondamentalmente, no? Si prosegue. Se per caso dopo abbiamo fatto i primi 18 secondi uno, non so, deve interrompere, può anche salvare parzialmente e continuare dopo. Magari buon consiglio qua mettere che siete arrivati, non so, al secondo 18esimo. Così quando poi riprenderete il tutto, partirete, andate a cercare proprio qua i 18 secondi per non perdere tempo e partire quasi subito nel momento giusto. Adesso qua togliamo questo. Terminiamo la simulazione perché continua sempre in questo modo e clicchiamo su salva ed esci. In questo modo noi abbiamo finito il primo pezzettino, i primi 18 secondi. Poi immaginiamo di voler riprendere. Allora richiamiamo, no, il nostro lavoro. Come facciamo a richiamarlo per riprendere un secondo momento? Una volta che ci siamo loggati nuovamente, andiamo ancora sulla nostra bacheca. E andiamo a cercare, no, il lavoro che era questo, WordPress eliminare il plugin Event Calendar, che era stato iniziato ma non ancora terminato. Ci viene riproposto qua, noi clicchiamo in corrispondenza di vedi sottotitoli in italiano, abbiamo fatto soltanto le prime tre righe, e clicchiamo qua su modifica i sottotitoli. E poi proseguiamo, no, con i passaggi successivi. Quando abbiamo terminato proprio tutto, invece che cliccare su salva e esci, clicchiamo su fatto, certo, no, nuovo passaggio, la sincronizzazione. Questo Benissimo. video tutorial vediamo Adesso lui parte come subito, ci eliminare fermiamo vari però un eventi attimo perché dal sennò qua, nostro ecco, sito. non andiamo più avanti. Allora, cosa dobbiamo fare noi per sincronizzare per bene? Ci posizioniamo nel testo all'inizio, qua dove siamo, proprio qua. Poi portiamo indietro il tutto e qua dice quando parte il prossimo sottotitolo, diciamo, digita la freccia, il cursore verso il basso. Andiamo all'inizio. Bene, vediamo. Con questo video tutorial vediamo come eliminare il calendario eventi dal nostro Alt, alt, sito. sbagliato, via. Da rifare tutto, torniamo indietro, non c'è un problema. Torniamo Vediamo come eliminare. proprio all'inizio perché io non ero partito giusto ed ho dato poi una, diciamo, un click al tasto, più che un click ho pigiato il tasto cursore in basso troppo in fretta. Quindi torniamo all'inizio. Back to typing. Ecco. No, questo qui ritorna a cosa precedente, fatto nuovo passaggio, andiamo qua e ci portiamo all'inizio. Ecco, ovvia. Questo video tutorial vediamo come eliminare il calendario eventi dal nostro sito. Questa è una procedura che a volte è necessaria. Alt, alt, sbagliato perché ho memorizzato quello precedente, adesso devo capire.
come tornare da zero, perché lui ha memorizzato il passaggio. Allora torniamo qua indietro, dovrebbe cancellare tutto. Vediamo se qua troviamo come si fa. Puoi cancellare nel prossimo passaggio. Se vuoi ripartire da zero, clicca Restart sotto. Vediamo dov'è Restart. Ecco, siamo sicuri di cancellare questo. E dovremmo essere, ecco qua, proprio alla partenza. Facciamo, cancelliamo ancora tutto. E siamo pronti, credo, per partire. Qui siamo proprio all'inizio. Partiamo. Con questo video tutorial vediamo come eliminare il calendario eventi dal nostro sito. Ecco, vedete, in questo momento io ho schiacciato il tasto in basso quando ha finito. Ok. Adesso fatto, ho terminato perché abbiamo soltanto le prime tre righe, finito, ho cliccato su operazione completato e ora fatto, prossimo passaggio, controlla il tuo lavoro. Siamo arrivati a questo punto e adesso qua è la possibilità di rivedere il tutto e ammettiamo che tutto sia stato fatto in modo corretto e fatto, ora vai a sottoscrivere, insomma, il tuo lavoro. Questi sottotitoli copriranno l'intero dialogo dell'intero video, ok, l'abbiamo terminato, ammettiamo questo, i nostri cambiamenti sono stati cambiati, un attimo perché affinché i tuoi sottotitoli possano apparire. Ok. Eccolo qua e vediamo un po' come funziona. Con questo video vedete? Questa è una procedura che a volte è necessaria, causa un'incompatibilità che può avere il plugin con alcune nostre installazioni. Ad esempio è capitato ad alcuni colleghi nelle installazioni locali. Ecco, adesso naturalmente qui lui va avanti sempre qua, perché non ho proseguito con tutta la sottotitolazione, ma ammettiamo di aver finito questo e già il nostro prodotto sottotitolato, che peraltro può essere anche, vedete, con Share potrebbe essere già automaticamente messo a disposizione anche per, diciamo, una condivisione del tutto, non soltanto attraverso il link, vedete qua, che è quello già presente all'interno del sito Subtitle, ma anche attraverso YouTube. E qui notate un codice che potrebbe essere incorporato internamente. Ma quello che noi potremmo fare ancora è quello di andare a inserire tutto ciò nel nostro video di YouTube. Come poter fare questo? Attraverso il download di quelli che sono i nostri sottotitoli. Andiamo qua sul video, riclicchiamo su Vedi sottotitoli e vedete che qua troviamo la possibilità di andare a scaricare. Si consiglia il primo formato SRT, il testi dei nostri sottotitoli. Lo prendiamo, lo salviamo, è stato salvato anche se qua non lo vedete direttamente perché qui inizia soltanto su alcuni diciamo download successivi. E arrivati a questo punto noi possiamo andare a incorporare direttamente dalla risorsa YouTube. Ecco che l'abbiamo qua, la risorsa YouTube, vedete, e andiamo a vedere qual è l'elemento che ci consente poi di andare ad aggiungere i sottotitoli. Per fare questo dobbiamo accedere all'interno del nostro canale. Ecco, questo è un altro, andiamo a cercarci nel nostro canale tutti i nostri video, no? Quindi andiamo in gestione video,
andiamo a cercarci il canale che ci interessa, che era WordPress eliminare il plugin Event Calendar, Questo video perfetto, tutorial, vediamo come e vediamo che possiamo andare a questo punto alle cosiddette annotazioni. Anzi, di fianco a annotazione abbiamo proprio i sottotitoli. Clicchiamo su sottotitoli e aggiungi nuovi sottotitoli a una nuova, o nuova trascrizione. Clicchiamo su questo e mi dice qual è il file che ti interessa. Sfogliamo il file, andiamo a cercarcelo nella nostra cartella download. Aspettiamo un attimo che si carichi. Ecco qua, si è caricato, eccolo qui il nostro, vedete, no, il file SRT, proprio questo, apri, carica file, lingua ho dimenticato, devo mettere inglese, italiano, vabbè, questo l'ho dimenticato, comunque, ecco, lo aggiungiamo adesso, lingua italiana, pensavo che non si potesse più, a posto, salva modifiche. Benissimo, adesso andiamo a vedere se effettivamente è vero che il nostro video è stato sottotitolato. Con questo video Vedete, qua tutorial non lo vedo, vediamo però come notate che si è creato in eliminare basso, no, calendario eventi. un nuovo pulsantino CC. Per CC sono non le Creative Commons, ma è un switch alle sottotitoli, turn on captions. Clicchiamo su questo, vedete che ci sono i nostri sottotitoli presenti. Clicchiamo sulla. Causa Ecco, un'incompatibilità che può avere il plugin con. adesso qui partiamo da zero, però. Ecco. Con questo video tutorial vediamo come Vediamolo anche in eliminare grande. calendario eventi dal nostro sito. E questa è una procedura che a volte è necessaria, causa un'incompatibilità che può avere il plugin con alcune nostre installazioni. Ad esempio, è capitato ad alcuni colleghi. Ecco, vedete? Quindi la manovra diventa completa. L'avete sia la risorsa sottotitolata su subtitles, già lì linkabile direttamente, ma avete anche la possibilità di inserire effettivamente i sottotitoli all'interno del vostro canale YouTube.